Radio Flash e LivornoMagazine.it presentano Innamorarsi di Livorno. Pietro Vigo, di Patrizia Poli. Nelle nostre puntate precedenti, incentrate sulle personalità che hanno collegato Livorno alla storia della cultura nazionale e internazionale, abbiamo attinto a piene mani dalla guida di Montenero di Pietro Vigo, nato nel 1818 e morto nel 1889. Pietro Vigo era figlio di un tipografo editore molto conosciuto a Livorno. Fu scrittore, critico letterario e professore. Insegnò con alterne vicende soprattutto all'Accademia Navale, almeno fino a quando essa contemplò anche l'istruzione umanistica nei programmi. Non insegnava volentieri, tuttavia, parendogli gli studenti maleducati e svogliati. Si ritrovò anche alle prese con il fallimento dell'attività ereditata dal padre e mal gestita dal fratello, e questo, più altre fobie, lo indusse in depressione. Negli ultimi anni della sua vita non fu lontano dall'uscire di senno. Profondamente religioso, fu terziario francescano. La sua attività principale, la più amata, era però quella di storico. Occuparsi di storia, per lui, significava arrestare il tempo, riportare in vita il passato, schierare gli anni morti di nuovo in battaglia. Si dedicò gratuitamente alla costituzione dell'archivio storico cittadino, raccogliendo in due stanze preziosi documenti un tempo sparsi in varie sedi. La sua Guida di Montenero, dove Vigo villeggiava spesso, è una fonte pregiata e una lettura gustosa che ricrea il mondo ottocentesco, raccontandoci paesaggio, cenni storici, aneddoti, itinerari, personalità in visita e tutto ciò che caratterizzava, allora come adesso, quello che il Vigo stesso definisce il ridentissimo Colle. Potete riascoltare questa puntata in on demand su www.livornomagazine.it e nella sezione FlashTube di www.radioflash.info.